50 metri, le pettucce sono di colore rosso, quindi seguite sempre il sentiero pettucciato. Un'altra cosa importante, il cartello di pericolo. Il pericolo non indica un pericolo imminente, ma indica un tratto pericoloso. Quindi dove trovate il cartello di pericolo vuol dire che ci saranno dei tratti pericolosi. Quindi massima attenzione, divertitevi e buona giornata. Tu che sei lo Spirito Santo e i poteri, che possano tornare sani e salvi da ogni pericolo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Abbiamo sulla linea di partenza, e questo è l'applauso che mi manca, per il campione Domenico Pozzo Vivo. Domenico, due parole veloci, un consiglio da dare a tutti i biker. In bocca al lupo a tutti, è un percorso molto bello, consiglio, non andate in discesa piano con me. Applauso a Domenico. Giudice, ci siamo? E allora attenzione, partendo dal 10, 9, tutti insieme, 8, 7, anche là in fondo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buona gara a tutti ragazzi, buona Pollino Marathon, 17ª edizione. Mi raccomando, divertitevi, mi raccomando, anche in questa occasione godete dello scenario fantastico che vi si presenterà ai nostri occhi. È una gara bellissima, è la regina delle marathon, è la gara che vi porterà oggi ad attraversare. Io che sto sempre qui al microfono, non mi nascondo che c'ho un po' di invidia, vorrei pedalare insieme a voi. Buona gara ancora, Terranova di Pollino c'è! Ci sono quelli della marathon già partiti, passano quelli della Gran Fondo, tra un po' passeranno anche quelli del percorso escursionistico, quest'anno si aggiungono a loro anche gli esordienti e allievi che hanno diritto ad una premiazione a parte, quindi anche alla giovane età si può prendere parte a questa Pollino Marathon. Vi ricordo il prossimo appuntamento per tutti è la Sea Epic. Eh sì, ragazzi, sapete scegliere le gare in cui prendervi parte. Buona gara a tutti ragazzi, buona gara, buona gara. Ecco l'ispirare, sono tutti i biker che non hanno perso l'occasione per presentarsi all'appuntamento. Dai più grandi ai più piccoli, e per grandi intendo dire che ci sono persone di oltre 70 anni che stanno pedalando. E questo dovrebbe essere di incoraggiamento a tutti coloro che qualche volta si lasciano scappare un no, non ce la faccio. Assolutamente vietato dire non ce la faccio. Forza! Sappiate leggere il percorso, sappiate somministrare, amministrare le vostre forze. Buongiorno Antonio, Castrovilla Licè. Buongiorno Collepasso, buongiorno a tutti quanti. Buongiorno Salis, buongiorno Sila Epic. Buongiorno Puglia, Campania, Calabria, Sicilia. Buongiorno a tutti. Buongiorno Basilicata, oggi protagonista con la regina del marathon. Gli altri a seguire te, questa volta tu hai dovuto inseguire tutti gli altri che poi erano i maschietti per... Com'è? Sì, infatti, però qualcuno stava dietro di me. Hai sentito l'applauso che è stato particolare?
Sì, sì, l'ho sentito. E l'applauso particolare di chi gioca in casa, Isabella Salamone, ancora applauso per lei. Terranova di Pollino c'è sempre. Alla fine di questa tappa sono tante le domande di analisi tecniche di un percorso che spesso ci si dimentica anche della domanda principale ai ciclisti, no? Che è quella, ma alla fine è stato divertente partecipare alla Pollino Marathon? Pensavo che chiedevi, ma alla fine chi te l'ha fatto fare? No, è stato appunto perché mi sono divertito, sono venuto, sì, è veramente un bel percorso. Tenuto come si deve, è ovvio che una stradista come me nei 5 di discesa fa fatica, ma comunque mi sono divertito a stare anche un po' in mezzo alla corsa e vedere come scendono gli altri. La mountain bike e la strada sono due discipline molto diverse tra di loro, riusciresti a descriverci un po' che emozioni e sensazioni suscita l'una e l'altra bici? Ovviamente a te piace più la strada, però parliamo delle emozioni della mountain bike. Ma ovviamente rispetto alla strada manca il fatto che si vada in gruppo, al massimo ti trovi con altri concorrenti, quindi è uno sforzo che devi fare con te stesso e concentrarti al massimo su 3 ore e mezza di forza. Assomiglia un po' a alcune tappe che abbiamo affrontato ultimamente, magari non troppo lunghe, ma tappe di salite come quelle di Ortiselli, 125 km, 5 ore di livello. Diciamo che alcune volte anche noi facciamo sforzi diciamo molto intensi per tappe di 3 ore e mezza, 4 ore, si possono avvicinare a questa volta. Senti Domenico, oggi un tuo conterraneo ha dominato nella point to point, nella gran fondo, ed è Francesco Favale. Cosa consiglieresti ad un ragazzo maggiorenne sicuramente pieno di sogni quanto lo eri tu? Ma io gli consiglio di controllare questa strada, e non tirarsi indietro, anche magari davanti al fatto che io verrà a stare un po' lontano da casa, ma purtroppo è un po' il mestiere del ciclismo che porta sempre a stare in giro e contro una fase difficile, perché sicuramente la stoppa sempre su cui lavorare. Dalla piazza di Terranova di Pollino si leva l'applauso per Domenico Pozzovivo! In queste manifestazioni, Carmine, io ormai la Basilicata la amo, da speaker vorrei poterla anche iniziare ad amare da ciclista, perché però io vengo sempre con questo microfono ma non attraverso mai quei luoghi. Vabbè, comunque Carmine, facciamo subito una somma di quella che è la giornata di oggi vista dal presidente. Un risultato ovviamente come sempre per le tante edizioni che questa è una maratona eccezionale, straordinaria, il pubblico incredibile, atleti sempre più numerosi, però la presenza di Domenico ha coronato ulteriormente questa grandissima giornata. Mi piace anche ricordare che giorni fa il meeting dei giovanissimi, ci ripudiamo perché il nostro rivale, e anche là abbiamo avuto grossi risalti grazie a questa località che ormai è quasi una località che ha fatto apripista ai nostri progetti nella fuoristrada. Grazie Presidente, me lo fate anche un applauso al Comitato Regionale Lucano, Luciano Ciminelli, vuoi il microfono? Beh, il padrone di queste iniziative deve anche aggiungere qualcosa. Grazie veramente a tutti, ai biker che hanno fatto il massimo sforzo, a tutti i volontari che sono venuti anche dai paesi limitrofi ad aiutarci. Questo ci fa piacere perché non diventa solo una questione di Terranova, è una questione di Francavilla, di San Severino, di Colofraro e di tanti altri paesi che si stanno muovendo per aiutarci. Questa è una cosa bella, significa la nostra Basilicata cresce e speriamo di dare il prossimo anno un qualcosa in più. Dobbiamo però dare una raccomandazione a tutti i ciclisti che oggi sono presenti. Noi abbiamo avuto questa tappa pilota del meeting giovanissimi venerdì, era di venerdì, ma la prossima sarà di sabato, quindi già diamo questa anticipazione. E qui dobbiamo insistere tutti, anche i genitori che hanno piccoletti che già sono nei vivai ciclistici, ma anche a livello promozionale dovete raggiungere Terranova di Pollino già dal sabato mattina, perché si darà vita appunto al meeting. Sì, quest'anno abbiamo sperimentato il meeting del trofeo dei parchi naturali,
Vamo allargare un fatto importante, abbiamo avuto una quarantina di giovanissimi che si sono cimentati nelle garette minicross e gincana. Io, il mio sogno è il prossimo anno portare almeno superare le 100 presenze di giovanissimi, ragazzini dai 7 ai 12 anni. Sarebbe un sogno bello. E devo dire grazie al campione Pozzovivo che è venuto soprattutto per premiare i bambini venerdì. Poi accolti da noi si è quasi commosso ed è stato fino a domenica perché aveva impegni con la federazione, però è riuscita a divincolarsi. Dove sono? In piazza. Grazie Luciano Ciminelli. Saluto. Abbiamo già chiamato sul palco i premianti che sono il sindaco di Terranova di Pollino, Domenico Pozzovivo, e Carmine Acquasanta, presidente del comitato regionale Basilicata. Quindi cominciamo col podio dal terzo classificato che è Giuseppe Ciccieri. Secondo classificato Mirko Farnisi, Ritila Zagarella. E primo classificato è Marco D'Agostino, Carbonubo. Alla consegna del primo classificato ci pensa ovviamente il campione Domenico Pozzovivo. Fate sentire queste mani, questi applausi. C'è gente che sta documentando l'intera giornata, ma soprattutto questo momento di premiazioni. È arrivato Mirko, dai, finalmente mettiamo il podio. Eccolo qua, un applauso a Mirko Farnisi, che è il secondo e che viene premiato dal sindaco di Terranova di Pollino, quindi al secondo del team Lombardo Bike. Altro premio per il terzo classificato Giuseppe Ciccieri, consegna Carmine Acquasanta, Ciccieri del Special Bikers. Questo è il podio assoluto della Pollino Marathon. L'applauso totale anche là in fondo.